Stanislao De Marsanic, presidente della Rete dei Parchi Letterari. Tante le attività previste in quest'estate 2019. Cerchiamo di dare un'idea a chi ci ascolta di alcune delle attività che voi proponete. Cominciamo andando nel Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo, che si trova a Caltanissetta in Sicilia. È dedicato a questo autore, è fantastico, che racconta il territorio e racconta molto anche delle miniere del territorio. In questo caso quest'estate sarà un bellissimo programma organizzato appunto dal Parco Letterario che fino a settembre descriverà e farà raccontare al territorio la campagna e la vita di campagna nel territorio nisseno. Questo per noi è fondamentale perché appunto come Parchi Letterari utilizziamo la letteratura per rendere protagonista il paesaggio ovviamente in quanto fonte di ispirazione. Tutto questo poi ha un ritorno sia sul visitatore che viene un po', diciamo, sorpreso da un racconto in maniera un po' diversa che ovviamente per chi accoglie. Poi ci vogliamo spostare in Sardegna, patria di Grazia Deledda, lì c'è il parco letterario a lei dedicato? Beh sì, a Galtellì, stiamo parlando in piena baronia all'interno del Golfo di Orosei. Galtellì è un posto anche questo meraviglioso dove Grazia Deledda ha ambientato, anche perché ci passava anche lei l'estate, Canna al Vento. Hanno un programma estivo tutto agosto fino a settembre, inoltrato di attività incredibili, da ovviamente le passeggiate letterarie dedicate a Grazia Deledda, quindi a Canna al Vento, alle sue novelle, anche alla sua cucina. Grazia Deledda era una grandissima cuoca, quindi le ricette di Canna al Vento è possibile assaporarle e poi andare con il pastore o il contadino sul territorio a vedere come sono fatti i prodotti primi. E poi è il luogo di patrimonio immateriale, la baronia è uno dei posti di sos tenores, quindi anche lì le tradizioni sono molto più di tradizioni, è una vita quotidiana che ti racconta il canto ancestrale, il canto pastorale, oltre che a una storia incredibile dal castello di Pontes ai convegni enogastronomici, posto meraviglioso, viaggio in una Sardegna diversa. E Marziane, istruzioni per l'uso a chi ci sta ascoltando. È opportuno prenotare prima di recarsi in questi luoghi attraverso il vostro sito? Ci sono degli Guarda, orari? i parchi letterari sono sempre aperti, sul sito www.parchiletterari.com ci sono tutte le informazioni anche per telefonare, ovviamente si tratta spesso di posti piccoli e quindi è necessario chiamare prima e le attività sono in gran parte gratuite. Vogliamo concludere andando in Basilicata, in particolare a Matera, capitale europea della cultura, in questo 2019. Lì cosa troviamo? Ci sono cinque parchi letterari, magari oltre a quello di Carlo Levi, che è molto conosciuto, io direi di fare una bella passeggiata a Valcigni, dove tutta l'estate fino a settembre si rivive il territorio di Valcigni, il castello dove visse questa poetessa Isabella Morra, che poi fu trucidata dai fratelli nel 500 perché si era innamorata di uno spagnolo. Valcigni era una cittadina filo-francese, stiamo parlando di Carlo V e Francesco I. Lei è considerata la prima poetessa, una preromantica, scoperta da Benedetto Croce, e questa poesia, questo territorio te lo fanno conoscere in maniera assolutamente piacevole. Un gruppo di ragazzi bravissimi, tutti i giorni si accompagnano in un luogo bellissimo tra i fiumi Agri e Sinni, e in questo castello che domina tutta la vallata. Tanti quindi i suggerimenti, le proposte, le iniziative per rivivere in questi luoghi unici le atmosfere che ricordano i nostri grandi autori, la loro ispirazione e creatività. Grazie. Stanislao De Marsanic, presidente dei Parchi Letterari. Grazie a voi, vi aspettiamo.